Grazie intanto per essere qui. Mi chiamo Manuela Nissotti, sono la presidente di SM7 e quest'anno abbiamo il piacere e l'onore di presentarvi questa rassegna cinematografica che nel nostro intento vorrebbe portare le persone quanto più possibile fuori di casa e a riunirsi finalmente di nuovo sotto queste stelle, sotto questo cielo e soprattutto nella nostra città, che noi consideriamo nella sua interezza, quindi comprese le frazioni, comprese gli impianti sportivi, dove adesso i nostri ragazzi stanno anche passando i loro pomeriggi grazie alle attività di animazione. E quindi non vi voglio portare via molto tempo, saranno 25 serate nelle quali spero di vedervi numerosi. L'accoglienza di questa prima serata è stata splendida, abbiamo fatto il tutto esaurito in 48 ore e abbiamo parecchie persone in lista d'attesa. Speriamo di poter soddisfare tutti quanti nel giro di questi 2 mesi insieme. Io ne approfitto per ringraziare chi ci ha dato la possibilità di realizzare tutto questo, quindi in primis Umpli, Comitato Provinciale e la Proloco di Rovigo, il CONI col quale abbiamo collaborato per le serate negli impianti sportivi, la FIAB che accompagnerà nelle frazioni chi di voi vorrà utilizzare la bicicletta con percorsi in sicurezza studiati appositamente per raggiungere tutti i punti della nostra città, ma anche e soprattutto il Comune di Rovigo. Il Comune di Rovigo in persona del sindaco naturalmente, degli assessori Erika Alberghini e Roberto Tovo. Saluteremo Erika domani sera negli impianti sportivi dandole giustamente lo spazio che merita. Io questa sera chiedo al sindaco Edoardo Gaffeo e all'assessore Roberto Tovo un saluto per tutti voi e poi vi lasciamo alla visione senza altre discussioni e altre chiacchiere. Prego, Edoardo Gaffeo. Grazie. Vi devo dire la verità che non pensavo dopo un anno, da quando sono diventato sindaco, di vivere una serata in cui mi sono emozionato nell'essere all'interno della mia città. Questa sera è un'occasione speciale, anche se in realtà stiamo facendo una cosa che per tutti noi potrebbe essere normale, quella di andare al cinema. Non lo è più, non lo è più stato un'occasione normale dopo quello che abbiamo vissuto nel corso degli ultimi drammatici mesi. La città sta ripartendo, questa è un'occasione importantissima, un ringraziamento a tutti i soggetti che si sono messi a disposizione in maniera assolutamente spassionata, che sono già stati ricordati da Manuela, ovviamente un ringraziamento a questo punto è doveroso per il lavoro veramente straordinario che ha fatto a Manuela, a Massimo Nicoli che è da qualche parte il direttore di SM7 e a tutte le altre persone che con loro hanno collaborato, ci hanno creduto fermamente. Un programma nuovo, 25 serate, non solo nel centro della città, in un luogo che abbiamo ancora una volta l'occasione di scoprire come bellissimo, come il luogo in cui ci troviamo questa sera, un luogo veramente affascinante. Spesso ce ne dimentichiamo perché siamo forse un po' troppo abituati a vederlo con occhi stanchi, con occhi un po' troppo abituati a non apprezzare le meraviglie della nostra città. Beh, un'occasione come questa serve anche per questo motivo. Avremo la possibilità di visitare altri luoghi veramente spettacolari della nostra città, che non è solo il centro ma sono anche le frazioni. Avremo la possibilità di collaborare con la FIAB per delle visitazioni in bicicletta, quindi anche un modo nuovo e intelligente per stare insieme, ovviamente con le dovute distanze, tenendo conto che siamo ancora in una fase post emergenziale da Covid, e visitare anche nelle frazioni dei luoghi veramente nuovi che magari non sono conosciuti da tutte le persone che vivono nella nostra città ma che meritano di essere visitati. Quindi un buon divertimento a tutti voi, una serata serena. E questo è solamente l'inizio di quella che nelle nostre intenzioni sarà un'estate un po' diversa dal solito ma piena di iniziative. Quindi grazie ancora per essere voi, per essere qui con noi, per l'entusiasmo con cui avete accolto questa iniziativa e per tutto il supporto che comunque ci date in quello che noi facciamo tutti i giorni. Grazie ancora per essere qui con noi questa sera. Grazie. Passo la parola a Roberto Tovo. Hai già detto tutto?
No, veramente, vi do anch'io il benvenuto a questa cosa che ricostruisce, continua a ricostruire un tessuto di socializzazione e dello stare assieme che avevamo perso e stiamo ricostruendo. Io penso di aver trovato una cosa che Edoardo non ha detto, che riguarda questo posto, mi fa piacere ricordare con Manuela in fondo la scelta di questo posto è anche una sua valorizzazione. Stiamo parlando del castello, stiamo parlando dei giardini del castello. Mi piace ricordare che maggio 2020, cioè questo maggio che è appena passato da un mese e mezzo, sarebbe stato il 1100 anni del compleanno di questo castello. Erano previsti dei festeggiamenti ed erano previste le celebrazioni, li abbiamo rinviati, però è importante questo primo momento e tanti altri momenti di quest'estate e del settembre anche viverli in questo luogo, che è uno dei luoghi più significativi delle radici della nostra storia. È il primo edificio a valenza civica che è stato edificato della città di Rovigo, di cui si abbia testimonianza. Siamo qui. Forse in fondo è bello ripartire da questo, cioè riscoprire le parti più caratteristiche e più salienti della nostra città, a partire dai nostri 1100 anni, 920-2020, un anno che non è partito benissimo, per usare una circolocuzione, ma che stiamo lavorando veramente per ricostruire e fare in maniera che sia un'occasione di stare assieme e di valorizzare le parti più belle della nostra città, come ha detto il sindaco. Grazie. Grazie Roberto Tavo, grazie Edoardo Gaffeo e buona serata, buona visione a tutti. Grazie.